Buongiorno, mi chiamo Annalisa Paini, faccio parte del Movimento Allattamento Materno Italiano. Ciao Laura. La mia domanda è questa: sono una mamma, non sono un operatore sanitario, niente, insomma. Quando con il nostro gruppo di mamme o in altre situazioni facciamo delle campagne di controinformazione, no? In cui diciamo anche sui social network: mamme, state attente perché queste persone che vi dicono che appunto il latte, l'omogenizzato, il prodotto tale è fondamentale, più sano, più bilanciato, eccetera, lo fanno unicamente per profitto. E quindi andrebbe regolamentata la pubblicità, no? E la risposta che tante mamme danno è: ma le mamme non sono stupide, non è che perché vedono una pubblicità così ci credono e smettono di allattare. Di la tua. Allora, le mamme non sono stupide, ma i dati purtroppo parlano per loro, perché in particolare, se parliamo adesso in questo caso di latti, le statistiche ci dicono che il consumo di latte cresce e quindi noi non possiamo sapere se questo è dovuto alla disinformazione o alla mancanza di interesse da parte delle mamme ad approfondire certi temi o alla pressione che gli interessi commerciali esercitano in questo senso. Quindi che l'insieme della disinformazione e della pressione funzioni purtroppo è evidente. In realtà non vi ho mostrato una diapositiva per questioni di tempo, che riportava questo dato. In una ricerca internazionale è stato chiesto alle mamme se ritenevano affidabile il contenuto di una informazione veicolato esplicitamente da un'azienda, quindi un'informazione commerciale. Circa una mamma su quattro ha, come dire, solo una mamma su quattro, perdonatemi, ha dichiarato di ritenere affidabile questo contenuto. Quindi tre mamme su quattro invece dichiarano: no, io non mi faccio influenzare. Le stesse mamme, però, nella stessa ricerca, 2 domande dopo, alla domanda, ma se il messaggio pubblicitario è ben confezionato, è fatto bene, contiene una serie di elementi gradevoli, sei disposta a cambiare, a migliorare la percezione che hai nei confronti di quella marca? Bene, una mamma su due ha risposto di sì. Quindi, purtroppo sono meccanismi che funzionano ad un livello molto profondo, di cui è faticoso rendersi, cioè essere consapevoli. A questa cosa, allora, la domanda è: anche gli operatori sanitari possono essere soggetti a questa cosa? Allora, io ho almeno 15 chart nascoste che non ho mostrato. Non solo per questioni di tempo, perché se fosse stato necessario il tempo l'avremmo trovato, ma proprio per quanto delicato è questo tema, 15 chart proprio focalizzate sulla comunicazione, sul modo di coinvolgere gli operatori sanitari da parte delle aziende. Quindi certo che questo è un tema molto molto delicato, sul quale volentieri torneremo, delicato anche perché subentrano veramente aspetti normativi e legali molto forti che avrebbero bisogno di tempo per essere approfonditi. Però diciamo che questi stessi contenuti sono gli stessi che possono vedere anche gli operatori sanitari e il tipo di lettura che possono dare è talvolta lo stesso ingenuo, perdonatemi il termine, in alcuni casi, che tra virgolette può dare una mamma. In aggiunta, agli operatori sanitari viene dedicata un'attenzione specifica da parte delle aziende, perché diciamo, nel marketing farmaceutico metà del budget viene destinato proprio all'incontro con i medici e alla fornitura di campioni.
Questo è un tema veramente molto critico e molto delicato, di cui non possiamo parlare adesso, ma è evidente che questo non può che avere delle conseguenze evidenti su tutto questo. Se non ci sono altre domande, passerei la parola. Ah, ok. Sì. Allora, niente, io faccio parlare. Salve, io sono una mamma e faccio parte di un gruppo di autoaiuto su Rimini e spesso ci troviamo a confrontarci con altre mamme o in attesa o in allattamento. Una cosa triste che mi sono trovata a dover, non lo so, contrastare, però con termini sempre molto tranquilli, è il fatto che una ragazza mi ha scritto in privato dicendo: ah, però ci sono i corsi preparto del Toys o di Bimbo Store. E a me è venuta la pelle d'oca e ho detto: guarda, io ovviamente non ti posso parlare perché non li conosco, però purtroppo ovviamente se pensi che sono organizzati da negozi non c'è tanta, non so come posso dire, reale solidarietà o aiuto. Ah, ma sono fatti, ci sono gli ostetriche che poi ti aiutano anche nel dopo. E ho detto: certo, io non posso parlarne male perché per prima non li conosco, perché io per prima non ho scelto quel tipo di corso preparto. E lei mi ha controbattuto dicendo: ah, perché nella nostra realtà il corso preparto è fatto molto tardi. E non ho potuto dire di no, perché di fatto anch'io mi sono trovata a fare il corso preparto dell'azienda con una pancia che facevo fatica a guidare, quindi o mi facevo accompagnare o alcuni incontri li ho dovuti saltare perché ero a termine. E quindi su questo io ho fatto proprio fatica a dire, cioè ovvio ho detto: guarda, che se vai lì qualcosa ti vogliono vendere, perché è oggettivo. Dopo c'è magari la mamma che ti dice: guarda, io sono andata perché ero curiosa, sono scappata via a gambe levate, perché ovviamente ti danno quell'indicazione: vieni qui, compra questo ciuccio, compra questo tiralatte, compra questo biberon, e la prima cosa che chiedono è quella. E dopo, e quello secondo me è stato un po'... Per commentare brevemente, cioè, non c'è una domanda e quindi non c'è una risposta, però per commentare quello che è stato appena detto, ovviamente noi non possiamo in questa sede valutare appunto il tema della tempistica con cui vengano coinvolte le mamme a partecipare ai corsi preparto, però è evidente che se c'è questo tipo di ritardo e questo tipo di problema è proprio la cosa di cui le aziende se ne approfittano, consapevoli che esista un vuoto informativo. Quindi è chiaro che laddove le aziende si preoccupano così tanto di fornire queste informazioni che creano dei ponti, ve lo ricordate, ancora diciamo nelle primissime fasi della gravidanza o addirittura nel preconcepimento, quindi così come le aziende sono così attive e solerti, questo anche perché hanno soldi da investire in questo, nel creare questa informazione precoce, allo stesso modo alle donne dovrebbe essere offerto la possibilità di informarsi attraverso fonti che però non sono viziate da interessi commerciali, e qui purtroppo chiamiamo in ballo veramente le istituzioni, che sarebbe bello magari coinvolgere un'altra volta. No, Alessandro, non ti facciamo intervenire. Direi che siamo andati anche un pochino oltre, quindi fermiamo qui la relazione. Ancora ringraziando la dottoressa, abbiamo capito l'importanza della comunicazione, probabilmente l'importanza di tenere separati i due contesti, quindi il problema di dare le giuste motivazioni. Credo che il messaggio importante è che dobbiamo irrobustire quelle barriere di cui ci parlava, e questo lo possiamo fare probabilmente soltanto implementando le motivazioni.